Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo come togliere la loro sede, dalla loro vecchia sede, le fragole e metterle nella sede nuova. Le trapianto da una parte all'altra, dopo la sigla. Io qui avevo una trentina di piante di fragole negli ultimi 2 anni, sia quelle prodotte da sole sia quelle acquistate. Avevo un telo di plastica che non mi piace più, nel frattempo l'ho tolto perché ho già iniziato l'operazione di smantellamento. Adesso vi mostro come toglierle dalla loro sede, un'operazione veramente sciocca, però ve la faccio vedere lo stesso, ma soprattutto come metterle dimora nella loro nuova sede. Ecco, io qui l'operazione l'ho già iniziata, però magari poi mi è venuto in mente che poteva esservi utile. Io semplicemente tolgo possibilmente tutto il panetto di terra e questo lo trapianto, lo pulisco innanzitutto e poi lo trapianto, dopo vediamo, nella nuova sede. Ora vediamo se ne abbiamo altre, eccole qui, sono piccoline però sono nate qui nel terreno tramite riproduzione, guardate quante, vicino. Oggi è una giornata fresca, ci sono 10 gradi, però è piacevole star fuori al sole, va bene. Allora, eccola qui, questa è molto bella. Devo cercare di salvarne più possibili perché il prezzo di quelle già fatte, le piantine, 6 piantine 3,50 €, ne ho prese un po' stamattina, dopo vi faccio vedere, guardate che bella questa, quindi più ne salviamo più risparmiamo. Ecco qui, ah, questa guardate, radice nuda, si trovano online a radice nuda, ma o se ne prendono veramente molte o se no le spese di spedizioni sono esagerate e alla fine non convengono. Mi ero informato, ok, vado avanti e poi vediamo la fase del trapianto. Qui ho deciso di fare il letto di semina, di trapianto delle fragole. Nell'ultimo mese e mezzo qui, questo era il mio orto estivo dell'anno scorso un pezzo, nell'ultimo mese e mezzo dicevo ho dato del stallattico pellettato, del cippato fresco. Questa è la terra di riporto del mio pollaio che ho messo in piano e la parte superiore della terra che era fertilissima l'ho messa qui e ovviamente c'è anche della cenere di legno. Questo è quello che verrà il mio prossimo orto estivo. Adesso qui freserò tutto, poi stenderò l'impianto a goccia, cosa che non avevo sulle fragole gli altri anni. Stenderò l'impianto a goccia, metterò i teli, quelli in tessuto non tessuto, quelli traspiranti che sono permanenti, durano una vita, mentre quelli che avevo fino a poco tempo fa erano quelli di nylon, quelli si deteriorano col tempo e non mi piacciono più. Quindi adesso vediamo tutta l'operazione, se il tempo tiene dovremo riuscire a vedere i risultati tra un po'. Ho steso un po' il terreno, l'ho livellato con rastrello, tutti questi rametti anche un po' più grossi li lascio perché col tempo marciranno e faranno bene il terreno. Ok, adesso tiro giù i tubi che già avevo dall'anno scorso, perché l'anno scorso qui avevo le zucchine, quindi l'impianto l'ho lasciato. Vediamo quante piantine riesco a trapiantare e lascerò, se ce la faccio, un po' di spazio vuoto per le piantine che io ho seminato. Ce l'ho ancora in semenzaio, ma sono talmente piccole che prima di un paio di mesi non le metterò a dimora. Ho fatto i 3 rami, li ho messi ovviamente più paralleli possibili,
sto facendo la prova idraulica prima di mettere il telo. L'importante è che l'acqua fuoriesca dai fori più lontani, siamo qui verso la fine, questo perché ovviamente è uscita tutta l'aria, quindi il tubo adesso è pieno d'acqua. Guardate come scorre. La fase della messa a dimora sui teli l'avrete già vista su altri video, probabilmente, molto semplice. Allora, col dito cerco di trovare il punto rigido del tubo da dove poi ci sono i due forellini da dove esce l'acqua. E poi terrò questa linea, se decido di farlo qui, per tutto il telo, così da avere una riga più o meno dritta. Ora lo so che ci sono altri metodi per bucare il telo, quello col calore è il migliore perché non lascia i fili, però onestamente non mi sono ancora attrezzato, quindi quest'anno andrò ancora così. Col piantabulbi caroto, dice così, tolgo una parte del terreno. Ok, questo è stallatico pellettato arricchito con humus di lombrico, costa un po' di più, 8,50 euro a confezione, lo uso solo per gli ortaggi e per le coltivazioni un pochino più esigenti in fatto di sostanza organica. Metto un pochino di terreno, poco, solo per non far toccare poi le radici con lo stallatico. In questo caso mi serve una piantina piccola, questa rovinata. Volevo solo farvi vedere, se ne trovo un'altra poi ve lo faccio vedere meglio. Da qui parte una nuova vita, nel senso che questa si sviluppa dalla piantina madre, cammina nel terreno, a un certo punto si ferma nel terreno dove tocca terra, da lì nascerà un'altra piantina identica a quella madre ed è il metodo di replicazione migliore per le fragole. Allora, io ne ho seminate un po' quest'anno per la prima volta, ce le ho in vaso, ma sono ancora molto piccole, quindi non so se riuscirò a metterle a dimora quest'anno, o almeno non prima di un paio di mesi sicuramente. Ok, se avete il terriccio va benissimo. Ecco, in questo caso l'ho messa un po' troppo spostata rispetto al foro, quindi allargo un po'. Perfetto, ancora un po' di terra. Una manciata di stallatico, poi dal momento che il tubo tende a spostarsi, con dei pezzi di canna lo fisso e lo metto lì dove voglio io e faccio così per tutte. Questa è molto piccola, devo fare attenzione che non venga coperta dal telo. Andiamo con la prossima, dovrebbe essere più o meno qui, esatto. Siccome ci sono gli uccellini, in questo pezzo di video non vi metto la musichetta, farò silenzio anch'io. Nella scelta del terreno delle fragole, siccome è una cultura che dura anni, se vi posso dare un consiglio è quello di trovare un luogo vicino casa, perché così è più facile da raccogliere giorno per giorno, un luogo che non vi serve per l'orto, sia invernale che estivo, perché appunto è una cultura che dura anni.
prima di mettere la dimora tolgo le erbacce, quelle che non sono riuscito a togliere prima. Cerco di riempire con le dita tutti gli interstizi in modo tale da non lasciare sacche d'aria, far aderire bene il terreno. Ok. Ho fermato il tubo con il di ferro, ma conviene che lo sposto. Ok. Bene, ora continuo e dopo vi faccio vedere il risultato. Eccoci qua, dopo un paio di pomeriggi di lavoro, le ho messe sia quelle trapiantate dalla vecchia sede che quelle nuove acquistate, ne ho prese una ventina. Ora, dal momento che come sempre non mi so controllare, ne ho prese più di quelle che mi servivano, quindi alla fine ho deciso di fare due buche all'altezza dello stesso gocciolatore e quindi so che non ho rispettato la distanza minima, ma non volevo tirare un altro tubo perché poi mi serve per fare il resto dell'orto estivo, quindi mi serve spazio. Vediamo come vanno, se vedo che funziona ne acquisto altre oppure poi metterò a dimora quelle che io ho seminato. Adesso vi faccio vedere quelle che ho seminato a che punto sono e poi chiudo il video. Chiudo il video facendovi vedere il risultato fino adesso della semina che ho fatto delle fragole. Ho tre vasetti così messi a spaglio, tanto poi vedrete il nuovo video appena saranno un pochino più grandi, e quindi queste le trapianterò non appena sarà possibile. Se vi interessa vedere come si duplicano le fragole e come concimarle per avere un buon risultato, vi metto in descrizione gli altri due video che avevo fatto tempo fa. Bene, vi saluto con i miei collaboratori. Grazie per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video potete mettere un like e così supportate il canale, e ve ne sono grato, e ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata!